Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Ovviamente non mi sono appena svegliata, è passato già un po' di tempo, perché oggi sarà una giornata speciale, anzi saranno tre giornate speciali, perché verrà a trovarmi la mia cuginetta. Lei è in Erasmus qui in Spagna, però è al nord, quindi a Saragozza, e viene a trovarmi qui apposta. Sono super mega contenta, quindi ho cercato di sistemare molto male la casa e vi porterò insieme a noi in queste tre giornate in cui sicuramente farò qualcosa di diverso rispetto al solito. Ok, allora sto andando a prenderla, ho portato pure questo perché voglio fare un po' di spesa, visto che non ho nulla e non so nemmeno che cosa voglio mangiare. Al di là di questo, volevo un attimo raccontarvi, io sono figlia unica, però ho una famiglia super numerosa, perché mia mamma ha un sacco di sorelle e un fratello, e mio papà anche. Quindi ognuno di questi hanno avuto tipo due figli ciascuno. Io ho 20 cugini e passa, non lo so, cioè ho veramente tantissimi cugini. E non la sono super mega contenta, perché, per dire, soprattutto con la famiglia della mia mamma, essendo che una volta c'era la nonna e ci trovavamo da lei tipo ogni domenica, siamo molto molto unite. In realtà la Alice l'avete già conosciuta, perché ha fatto il viaggio con me a Lisbona. Noi siamo letteralmente cresciute insieme. Io, non avendo sorelle, le mie cuginette, che lei è una più piccola, sono proprio le mie sorelline. Quindi sono super mega contenta di trovarla. Eccola! Io sono quel tipo di amica che tipo odia chiamate, messaggi, tutte queste cose. Ovviamente se i tuoi bisogni io ci sono, però non sono una che viene a scrivere eccetera. Quindi a me piace proprio il fatto di trovarsi e di raccontarsi tutto quello che non ci siamo dette in tutti questi mesi. Ecco, abbiamo capito che oggi sarà una prima giornata di gossip e rilassamento, visto che non ci vediamo da troppo tempo. Siamo salite in terrazza. Oh, che carino! Ti piace? Sì. Vi facciamo vedere che cosa mangiamo e nulla, parleremo un altro po'. Ciao! Adesso ci cambiamo, andiamo un po' al mare. Pronto per andare in spiaggetta? Ok, felice adesso la metto. Dopo aver camminato tutta la giornata eravamo veramente super stanche, quindi ci siamo preparate una buonissima piadina e ovviamente poi una buonissima bowl con le proteine, e ce ne siamo andate subito a letto. Buongiorno, noi ci siamo appena svegliate, ora facciamo colazione e poi andiamo a fare un giretto. Andiamo a fare un giretto per il centro e dopo si vedrà. Ora partirà un montaggio con tutte le cose belle che vedremo a Valencia. Ciao! Me and you in a room with an ocean view. Look at us, did they think we given up? This can't be love, they said. Dovevamo andare a visitare se la faccio. Be real, don't lose your head. Wow, la stessa bella. This wow, is wow. Happening, all of our feelings are true. Bajando el... Alice ha trovato un nuovo amico. Ciao.
Grazie. Occhio, occhio, oddio. Che carina. Attenta. No, no. Raga, allora che ci hanno fatto uscire, stavano lì a controllare. Di solito quando tu stai uscendo loro te lo chiudono i biglietti. Appunto. Allora, appunto, no, cosa è qua, mamma mia. Malissimo. Mi sono scavato. Questa è l'adrenalina. Spieghiamo, eravamo in un tram senza biglietto. No, ma vabbè, ma non perché siamo cattive, perché abbiamo provato, ma non trovavamo. Non si può pagare dentro. E raga, non so come mai, cioè, questa qua è un'asta della Madonna. Io, ovviamente, anche io abbiamo provato a trovarlo online, non si trova. E quindi siamo state lì, anche perché un signore ci ha detto, vabbè, entrate senza, cioè non è un problema. Un barbone. Raga, detto, e tu, ok. Taci, tu hai chiesto a lui. Che era quello che si è avvicinato. E lei li ha visti subito. Raga, io mai nella vita li avevo visti. E è scattata in piedi, è corsa fuori. Ma chiaro, no, perché se tu sei senza biglietto, non cazzo di te. Io sarei rimasta là come un pero. Devi guardare la fermata. Io sarei rimasta là come un pero. Cioè, e tu sei stra scattata. Ma raga, ma stra veloce, cosa che io ho detto, questi c'hanno stra beccate. Perché, cioè, ha fatto così. Li ha guardati e ha fatto. Oh! È uscita e fuori. Appena siamo usciti, è iniziato a fare. Buona, oh, mamma, stanno entrando. Non sono abituata a denunciare. No, non sono abituata a fare queste cose. Neanch'io. Ma no, eravamo in buona fede, cioè giuro. Adesso ce la facciamo a piedi. Io no. Per quello mi ero beccata. Per quello. Tornate a casa. Adesso ci facciamo una merendina. Solito yogurtino, solita mela. Poi ci riposiamo un po' e poi capiamo che cosa fare. Questa è l'altra cugina. Ciao Elisa, dà un saluto. Lo so, è una famiglia di fregne, guardate qua. Ora facciamo la merenda. Ecco il toast della Lige. Un pezzettone grosso. Con una feta di prosciutto. No, appena dormito. Dobbiamo andare a vedere il flamenco. Eccoci qua, noi pronte e preparate per andare a vedere uno spettacolo di flamenco. Se ci fanno entrare. Se ci fanno entrare, perché siamo a mezz'ora in ritardo. Questo è vestito. Bello. È il suo vestito. Mia. Vediamo se ci fanno entrare. Ecco, allora cambio di outfit, perché secondo me fa stracaldo. Eccoci, cambio dell'outfit. Vamonos. Questa è la verità dietro le foto. Perché non riuscivo a prendere tutta. Si abbassa. Siamo riusciti ad entrare. Abbiamo comunque pagato 18 euro per questa cosa, per vedere mezz'oretta. Adesso hanno fatto la pausa. Siamo arrivati alla pausa. Vedremo. Allora, considerazioni caldo. Mi ritrovo troppi. No, ti posso dire. No, sei morta. No, non me l'aspettavo così. Cioè. Non ti aspettavi. No, allora, sincera, avrei preferito forse vedere una femmina. Anch'io, no, no. Cioè, almeno come prima volta, come primo impatto. Allora, bravissimi a livello di ritmo, perché hanno un ritmo assurdo. Urlano forse un po' too much. Che non capisco se è tutto improvvisato o no, perché forse non percepisco una melodia. Io non capisco le parole. Ma perché non ci sono? Sono urla proprio. No, ti dico veramente, cioè, come gli arabi, secondo me, non è che parlano. Allora, la cosa bellissima è che si vede che ci mettono un botto di emozioni. È vero. Ballano e cantano molto appassionatamente. Però troppi soldi. Esatto, secondo me questo era per veri appassionati, tipo quelli che già apprezzano tanto il ritmo, la situazione e che sono disposti a pagare 18 euro per questa cosa. Noi no. Mi offro una cena adesso. Cin cin, ole. Decise se continuare a bere o no. E alla fine il cameriere di sospettare volontà ci ha portato due limoncelli. Buona compresa. Io ne ho assaggiato un goccio perché ci ha detto che era solo acqua e limone, ma è veramente tanto alcolico. Ci siamo stati simpatiche e ci ha portato altri due di questi qua. Ci siamo molto simpatiche perché. What you want, te lo do, put it on, put it on. This is real, guess I love. Pa 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 pa. Vogliamo andare in una discoteca, però
abbiamo scoperto troppo tardi, purtroppo, per colpa mia, per colpa tua, mia. Che si poteva entrare fino a mezzanotte e mezza pagando un euro, altrimenti ne devi pagare 20. E sinceramente 20 più 20 più 20 euro di Cabify sarebbero stati 80. Mi sembrano un po' too much. Quindi, essendo che abbiamo una 5 minuti a piedi che costa sempre un euro, andiamo a vedere, seguiamo queste tipe, vediamo dove vanno. Questa è la fila attuale per la discoteca. Questa è la discoteca. La coda si è un po' allargata. Ce l'abbiamo fatta! Guardate che non è tardi, siamo tornate, sono le 2, si può già a letto. Buongiorno, qua ci siamo svegliate, abbiamo fatto colazione, il mio orologio biologico mi ha fatto svegliare alle 7 del mattino e io ho detto no, stavolta no, poi mi sono svegliata alle 9. Vabbè, la tosta sta che me l'abbiamo mangiato e andremo, penso, a farci un diretto, ma molto chill oggi. Il nostro programma di oggi è quello di prepararci da mangiare, abbiamo preparato del riso, che così, e ora ci metteremo del tonno. Del tonno e basta. Dopodiché li mettiamo queste ciotoline, poi li faremo vedere e andiamo a fare il picnic. Anche se oggi c'è una giornata un po' così, però giusto per vedere anche le ultime cose di Valencia, tutto il parco, e faremo vedere anche quello. E poi lei se ne va a casa. Finalmente. Era ora, eh? Era ora. Andiamo a farlo mangiare. Taglia i cetrioline. Dovete sempre comprarvi una chiava. Vedete? Sempre una schiavetta. Invitate le vostre cugine a casa, che poi loro si sentono un po' così in difetto e vi lavano i piatti. Mi è anche passato l'aspirapolvere. Top! Approvata, zero spese, massimo impegno, ci piace. Donzelle in partenza, fa un caldo allucinante. Pensavamo ci fosse nuvolo, ma dai, no, oggi non ce la fa. Esatto, andate via tutto. Ali non ce la fa. Ali non ce la fa. Guardatela. Buon appetito. Niente, oggi sono stanche. Questa è la discoteca in cui saremmo dovute venire ieri. E invece ci siamo svegliate troppo tardi e quindi siamo andate nell'altra. Ma va bene lo stesso, ragazzi. Siamo appena state approcciate. Ora, ragazzi, cioè, non ho mai visto un approccio così veloce. No. Stavamo camminando così, cioè letteralmente ferme così. E questo qua inizia. Che cazzo ti ha chiesto? Parlate in spagnolo stra veloce. Abbiamo imparato in spagnolo un po', no? Ma cosa ti ha chiesto? Ci sono qua a studiare. No, ma all'inizio, cioè ti ha detto tipo qualcosa della strada. Ah, sì, sì, no, sì. Se il centro è molto lontano da qua. Ecco, lei fa, non ne ho idea, non sono di qua. E questo è iniziato, ah, siete italiani, allora dove sei? Mamma, ma te lo giuro, stiamo camminando così, uno passa così e inizia a parlarti, a casissimo. E inizia a chiedere tutte cose, eccetera. E poi, ah, bene, allora se vuoi ti do il mio numero. Ma come no? In che senso? Non gli abbiamo dato, ragazze, non si fa. L'Alicia mi ha svelato questa cosa. Lei si è presa un caffè con leche, però con ghielo, cioè ghiaccio. E ora vediamo come... Zuccherino. Adesso vediamo di non spandere, fa una bella sfida di merda. Dopodiché... Come on, baby, sita. Sento un po' la pressione. Sentila e fallo lo stesso. Che merda. Buono però. Era tutto sotto controllo. Ci piace questa parte. Ne è sceso poco, dai. Buono, mi sta da buono, ho capito. È un iced coffee. Ci piace, approvato. Noi abbiamo bevuto questo caffè un po' così, sentite che vento. Olè, è valenziano. No, era freddissimo, ma cioè non dovevo bere così freddo. Sì. No. L'Alice si caccherà addosso. Un treno. Si conclude così questo vlog su Valencia. Finalmente l'ho visitata anche io, l'ha visitata anche lei. Ci vivo qui da un mese. Esatto. E...
Una foto insieme a voi. Comunque qua veramente parlano, cioè sono troppo estroverse queste continuano persone. A guardarci. Ma noi adesso non posso l'imbarazzo questo e questo è il modo migliore. Ma tu non guardarli, è il modo migliore. Oddio, per continuano a urlare. Oddio. Per concludere questo vlog. Così molestate da questi uomini. Para gli dico tante. No, ciao ragazzi, ci vedremo nel prossimo vlog. Ciao.